Bene, buongiorno. Allora, cominciamo con l'Elua, ora ufficiale 17.06, quindi praticamente siamo più o meno in tempo. E quando c'è e le ci difficili sorti di casa, non per gli altri che sei chi, come quella volta che facciamo la contamma con tutto, una volta che la signora doveva attraversare tutte le macchine, boom boom boom, mia vedo lì le mestiere da me ferma, faccio passare, ma dico del tutto a me che sono stato lì con quella terra passata, va bene, succede così perché capisco, e allora non sei gli altri che non sono chi, sono tutti quelli che mancano anche, che sono quelli che, e agli altri che vabbè, insomma, che facciamo l'augurio di rivederci la prossima volta corso, corso. E a ricordi, abbiamo fatto un po' ci stretti, perché se no magari... E allora, se voi sapete tutte le cose più, diciamo, precise, sono scritte là, c'è quello, dice quella bacheca, la negra, lì che è scritto tutte le cose. I miei dico sono un po' le cose manco più importanti, quelle che sono più vicine agli altri, alla compagna. E intanto da ricordare che questa settimana qui è il Festival della Scienza, quindi che un programma sempre da tutte le parti. Giovedì 4, che sarebbe dopo domani, ore 17 al Palazzo Tursi, Orizzonte del Cannone. Si parlerà del violino come strumento nella sua evoluzione tecnica, prendendo spunto al cannone dei Paganini. Quindi parliamo della cosa che un Paganino la voce lasciare perennemente a Sena. Venerdì 5, ore 16, Museo del Risorgimento in strada Lomellina, come di Mugnatri, via Lomellini, casa di Mazzini, tra i mille non solo, i liguri con Garibaldi. Inaugurazione della mostra con visita al museo. Chi però se paga 6 euro in... Scusate, perché qui devo smontare, succede, e mi dico da lungo, se te chi che non ti sento a smortire, che ti è stato forte, no, sta portando anche po' a me, che mi sono ascoltato. Il 5 quindi c'è il Museo del Risorgimento, ore 16, tra i mille non solo, liguri con Garibaldi, che è la mostra. Sabato 6, dalle 9.30 a 13.30, quanti climi, colori e orizzonti in pochi chilometri. E su questa escursion geomorfologica dai piani di Praglia a Punta Martina, a cura del CAI di Bolzaneto. Mi voglio ricordare che nel CAI di Bolzaneto c'è il nostro amico, collega, compagno Pietro Bordo, che si è stato a fare un grande animatore di queste gite escursionistiche, eccetera. Quindi prima di essere chi capella andasse a fare la camminata, sabato 6 andare a fare questa escursione dai Cian de Bragia fino a Punta Martina, che deve essere il panorama. Gli altri non siamo mai stati, ma deve essere il panorama male giusto. Poi a settimana che viene, un'ora siamo tornati qui, che è martedì, quindi che è il nostro incontro. Incontro e ci abbiamo Angelo Terenzoni, che tutti gli anni ci tiene una conferenza a Stoia della Repubblica di Siena. Stavolta che io parlo di una cosa importante, il debito pubblico genovese e il ruolo dell'ufficio di San Giorgio dal secolo XIII al secolo XIX. Neanche ne fa più sta banca qui di San Giorgio, 1407, che nasce dal consolidamento del debito pubblico, un'operazione fantastica che sul Chiasena si riuscì a fare. Ma questo ne sentiamo martedì che viene. Ora stiamo a sentire Maria Liezzi che mi parte, mi fa dire che in attesa, va bene, mi te da... Te posso dire? Aspetta, ma ti la senti, ma sei tu là, non posso rispondere perché ti metti su bacchi. Non mi dica che è subacco, perché anche se mi rattello, poi diventando vegge, se diventa rattello, non rattello così, magari noioso, rante così, cioè meglio come voi. Mi ricordo il rattello, ma poi io vedo bene, lo dico pubblicamente, sono sempre come i ladri di Pisa, che dico del tutto, ma poi guai in tuca. Ma l'altro giorno mi ha fermato un signore, te l'ho detto, perché ti dà via ricordi, e per far finito, per risparmiarti, ti andavi come la macchinetta, ma ho letto un po' di abitudine, e mi ha fermato in tue ammirature, ho detto, ma cos'è? C'è la mia domanda, io penso proprio di sì. Se lo vedi, dico, vedo tutti i martedì, io sento anche extra. Allora ci arriva a dire una cosa. Dico, ci arriva a dire che quando da lezione per televisione ne parla un po' più lento perché mi non capisco. Questo te lo riferì un testimone. Vabbè. No, ma non era una
sale una cosa che anche per, magari ti te ne accorsi, leggo un da capo che quando parlo allora anche io ho leso una poesia di Bassigalù che si riferisce a giornata di vera intitolata I Santi, ma siccome è la giornata di Santi di morti alle poliga e allora ho detto va bene, ho leso anche se I Santi li hanno saputi. Volevo dire che queste poesie, specialmente queste qui di Bassigalù, e bisogna ricordarsi che Bassigalù è morto nel 1904, quindi in riferia di tempi quando era di altre usanze, di altri tipi di esegi, di mangiare, di usanze, di cose e parole che voi dire che tra tante cose sentite parole che magari non tutti sanno. Per esempio, Ghena, ve lo dico prima dell'esi, la cosciccola non è interrompo, Ghena ha un secondo verso che dice in telaia senegna. Che se ne hanno gli esercizi, manco mio, non, francamente non mi ricordavo neanche di lì, se ne legna. Sì. Novembre, o la quale giornata grigia, che se a se ne giornata se ne cioè se ne rigne, esatta a Russia. E quindi, così ho scritto. Poi, amestizia de pose. E pose è una cosa che si sentiamo abbastanza recente, anche se ho i preti in generale a Genia, alla misu o vedo anche perché la gente ora da fastidio campagne eccetera e forse sono i rintocchi che si dà e agonie quando che hanno morto si suonava e forse poi all'ultimo salea una donna mudava di tocchi e salea un soliano mudava tre tocchi a stagione all'entrata di morte ora ne danno solo due per tutti alle finite. Questo è una e forse, eh? No, davvero, una volta salì, entrava la salma di una donna, andava, fava, dopo cosa va, andava, se invece voleva, no, è a tre. O andava o tre, no, no, forse, fa forse. Poi, per esempio, che un'altra parola che senti di in te, come si dice, in ta poesia che parla di tra i tanti malanni che portano dentro, decatari e brinuin. I brinuin che non sono i brinuin, quelli, i brinuin e i geloni, che hanno della cinque dice, una volta hanno che a figgio, che non avesse i brinuin e i peschi, ma dai peschi, venivano ai genugi, venivano al naso, devono essere, io non ho mai patito, ma devono essere te. Quindi se sentite i brinuin, non si parla di prugne, ma di geloni. A me avevo sentito qualche altra parola. E poi un'altra parola che tutti... Ah, poi è pie, che sarebbero le castagne pelate, bugie, e poi l'uvego, che vuol dire il vino. Questo per dire che se sentite parole che magari non avesse qualche d'un, i capelli d'argento, magari lo sei che ricordo. Altri no, anche se anche i capelli d'argento, ma per esempio quelli delle generazioni di bambi, di me, figli, le cose, tante cose magari non hanno viste, cose che niente, purtroppo, dico purtroppo, perché comunque, i Santi, o Bassigalù, che tra l'altro è uno dei nostri autori prolifici, con la scrittura, oltre che tante poesie, tante opere, Pappagallo de Monegh, l'Eneide, Monte Catini, che e come di Manessi, Ciumache, cosa che ho fatto, ma detto, e poi Umado su Cartà, insomma, lui è stato un autore molto prolifico e con molta, molto umorista. Comunque questa recita I Santi. Neo grigio crepuscolo nell'aia senegna, si sente un son funebre, cucciama a novena. E a tipica lenta mestizia de pose, o grigia l'aumenta do tempo e le cose. O freddo principia, e l'aia l'ingegge, frisante, l'incomoda, di mugite fugge.
e ginite vestie qua roba da ste se sentane die quei ponte già sé. E pensano scisciando che niente l'eterno che o cadu la termine e che torna l'inverno con freddo e a frequenza di affrisce i polmoni pleuriti, influenza, catari e bremini. Pia strada il ti porteli ai soliti posti, anche chi venne a fare le figure che ormai non che giù. Ritorno da Svizzera che già i cadarosti, che una volta i cadarosti venivano su da Svizzera, come una volta che i furlei canavano in giù qua a Caderina, quelle scarpe del fustagno e le cose che vendevano i pericotti, non so quasi che deo, pericotti che avevano in lungo stelle. Sentivano belle cade, una caderina del ramo con le peglie buonissime e ti vendevano, ti mettevano in tostello e ti mangiavi le peglie belle cade. Quelli erano furlini, friulani se vuoi. Invece questi dei castagni venivano da Svizzera, ho interrotto la poesia comunque. Pia strada di porte che i soliti posti, ritorno da Svizzera che sa in caderosti. E donne per i canti che sbraggiano, ma mie, che bocce pesanti mi vendo per pie. Vendevano anche i pie, cade una volta. E donne della vecchia, le cose, avevano delle pugnate di terra, che ingaggevano in i panni dell'anno, in i scialli, in le cose, per tenere le cade e vendevano un tucotto avevano delle pugnate così, e se ne avevano dai pie, cade. Altri tempi. Ma in questa mestizia sta tinta del lutto che paga predomine un po' dappertutto, né a faccia scontenta che mostra la natura che grigia diventa dai monti a bassia, che un giorno che ho spirito dimesso o la viva, che porta un tonifico a notta giuliva, un giorno fra i tanti, che dice che anche qua festa di santi, che preghiera io. E una volta ai santi si fa i primi raio, mentre invece poi le sopra, è sopravvalso, tu non mi ricordo come si dice in senese, a predominò, già, dice anche chi fa i santi senza becco fa Natale maledetto. Invece una volta si fa i primi raio, con questi cerchi ho finito. Grazie. Detto che te parlò di Masigalù, che era veramente prolifico, che ha fatto un monumento con la Gio, poi saliva quello dalla cassella, come si deve vedere, perché che ho c'antea ormai. E lì in questo monumento c'è lui busto, due fontanine laterali e c'è scritto: fluente fu il suo verso come acqua di pura fonte. Quelle fontane non ha mai dato una spisa d'erba, quindi non sento la mai tutta l'erba, mai. Vabbè, ti sei detto, detto bellissima epigrafe, fluente fu il suo verso come acqua di pura fonte, non ha mai detto una spisa d'erba. Bene, parliamo di cose differenti e non solo genovesi, perché con l'ingegnere Marco De Montis e l'ingegnere Ramon Cipressi, vuole arrivare, bene, perché non conoscevo, sì, perché ho un affetto, qualcosa, ne parliamo, intanto invito qua, ne parliamo il senso civico di due genovesi e la strage di Ustica. O anche sono proprio gli esperti, perché hanno scritto anche, per esempio, in riviste tipo la rivista italiana della difesa, che quindi sono riviste specializzate, dice queste cose qui, hanno fatto delle ricerche, in particolare l'ingegner De Montis, l'ha fatto anche il libro, la QJ, insieme l'hai fatto? Sì, sì. I due nostri interlocutori hanno fatto un libro dove hanno accogliuto tutte queste ricerche, perché sono cose che sono venute a vedere, non è che venne anche le punta, quindi su atti processuali, eccetera, quindi tutte cose. E sarà interessante perché questa vicenda qui, qual è la vicenda? Che ci venga lei a venire 30 anni fa, esatto, come ci avveniva prima, ha anche una cosa piena di misteri, non si sa esattamente cosa è successo, e siamo anche qui a domandarsi come le riuscì a succedere. Qualche cosa decine di anni mi fai anche a capire cosa vinta questi due esenegi di questa vicenda. Grazie. Molte grazie.
Grazie come sempre al professor Darmi per le belle parole, anche alla Sciamaria che ha reso molto molto bene un'atmosfera appunto che purtroppo non c'è più, ma che secondo me bisognerebbe un po' recuperare, soprattutto nei sentimenti e anche proprio nella... Sì, sì. Ma dico, baci in una canazzinese, quando siamo che sei ghiaccio, diciamo, ti muoio, speriamo che ci No, perché sono testimonianze importanti e io ho un figlio di 13 anni, no? Se non ci fossero persone così come Maria, eccetera, davvero non si riuscirebbero a capire certe cose. Invece, fortunatamente, appunto, c'è ancora qualcuno che fa da testimone. Lunga vita Maria. Eh sì, e anche alla compagna. Che ci permette... Dica. E donne, sono come tutti, gente di... di quelle che diventano pesci del ramo, di quelle che diventano acciughe. È così. Dunque, come ha giustamente illustrato prima, sintetizzato il professor Bampi, io e Ramon, da cittadini, così, da cittadini italiani, da cives, come si dice appunto in latino, e a cui appunto dovremmo riallacciarci, no? Abbiamo voluto indagare e approfondire questa tragedia, questa triste vicenda, in tanti casi anche qualcuno l'ha definita strage di Stato, anche se poi gli estremi non ci sono completamente, perlomeno, che è la strage di Ustica. Sintetizzo molto molto velocemente. Il 27 giugno 1980, quindi 30 anni fa giusti praticamente, questo aereo, il 19 Italia che vedete in alto, con 81 passeggeri e membri dell'equipaggio, poco prima delle 21 sparisce dagli schermi radar. Molti di noi penso che si ricordino che è stato veramente un evento veramente molto molto tragico, molto sentito da tutta l'opinione pubblica, anche perché poi noi abbiamo detto che tutto sommato su questo aereo c'era un po' tutta l'Italia, c'erano ingegneri, professori, maestri, 13 bambini purtroppo anche. Una di queste, Giulia Superchi, non aveva neanche al seguito i genitori perché era direttamente accompagnata poi dalla hostess e all'arrivo a Palermo avrebbe dovuto appunto incontrare i suoi genitori. Quindi straziante. Tra l'altro noi il 27 giugno di quest'anno siamo andati al Museo della Memoria a Bologna, che tra l'altro invito a visitare, perché c'è praticamente, ecco questa è la foto proprio scattata lì, no? C'è praticamente il relitto del 19 ripescato in fondo al mare, che è stato ricostruito pezzo per pezzo, prima in un'angara pratica di mare, che è la foto in basso. Poi, grazie all'impegno della senatrice Bonfetti, che è la presidente dell'Associazione dei Parenti delle Vittime, aveva perso il fratello in questo volo, in questa tragedia, si è impegnata tantissimo insieme alle istituzioni, al Comune di Bologna, eccetera, e sono riusciti a ricostruire, a spostare questo relitto che sarebbe stato rottamato, pensate, no? L'hanno spostato 2 anni fa a questo Museo della Memoria, e visitabile, e tra l'altro è stato poi ricreato un ambiente così da quasi, non so se dire mausoleo oppure giusto monumento alla memoria, un po' come davvero monumento ai caduti, con le voci dei passeggeri, con reperti anche dell'epoca, i giornali, le riviste, eccetera, no? È un'esperienza molto toccante, dicevo, perché poi abbiamo direttamente incontrato anche i parenti di queste vittime, no? E vedere appunto come non si riesca dopo 30 anni a sapere cosa è successo, tantissimi purtroppo non sono riusciti neanche a recuperare, non hanno neanche avuto una degna sepoltura, tra l'altro, no? È veramente un evento, secondo me, che grida vendetta. Anche perché quando abbiamo deciso appunto di scrivere questo libro, abbiamo ovviamente consultato gli atti processuali, che tra l'altro adesso sono anche accessibili su internet, e sono stati appunto pubblicati dal giudice Priore, che è stato praticamente il giudice che più si è occupato di questa tragedia. Tra l'altro ha seguito anche il processo Moro, cioè l'attentato a Moro, eccetera, e recentemente ha anche pubblicato un libro su questi eventi così un po' misteriosi e tragici degli ultimi anni della nostra Repubblica. E
appunto dicevo, consultando questi atti che sono circa 5.000 pagine e che sono ovviamente poi molto dense di fatti, di significati, di eventi, di persone, soprattutto di perizie, perché noi appunto da tecnici abbiamo voluto chiaramente ripercorrere un po' tutta questa vicenda dal punto di vista proprio tecnico, no? È chiaro che poi cioè, è difficile diciamo astrarsi dal moto così di compassione per i defunti, anche di tutto sommato di rabbia nei confronti dello Stato che non è riuscito, non ha voluto capire, non ha voluto soprattutto chiudere questa vicenda una volta per tutte, no? Per tante ragioni che ora poi vi spiegheremo. Però il discorso di fondo è che abbiamo voluto capire come mai questo aereo, stabilizzato in volo di crociera, che era decollato da Bologna in ritardo e stava arrivando a Palermo, mancava solo un quarto d'ora perché atterrasse, improvvisamente sparisce dagli schermi radar. I piloti non hanno dato nessun segnale di allarme, di emergenza o di altro, non aveva dato nessun problema neanche nei giorni precedenti. Ogni tanto si sentono, no, appunto degli incidenti in cui l'equipaggio dice ma in effetti questa aereo aveva avuto già problemi, che ne so, 5 giorni prima, 6 giorni prima, aveva fatto, che ne so, un atterraggio duro, oppure aveva avuto problemi a motori o cose del genere. Niente di tutto questo. Un aereo, la scatola nera sì è stata ritrovata, però ecco, la cosa che adesso poi approfondiremo è che purtroppo, nonostante le perizie, nonostante giusto l'esame della scatola nera, nonostante l'esame di tantissimi reperti, perché come avete visto è ricostruito diciamo all'80%, quindi c'è parecchio materiale, non si riesce a capire diciamo di fatto con precisione e con certezza assoluta che cosa sia successo. Ma oddio, noi abbiamo la nostra idea, però infatti abbiamo voluto scrivere poi un romanzo storico, proprio perché riuscire a analizzare solamente dal punto di vista strettamente tecnico di una perizia eccetera, avremmo dovuto fermarci come tutti gli altri, no? Noi abbiamo voluto andare un po' oltre e col discorso della logica e soprattutto del percorso più logico possibile, abbiamo cercato di analizzare tutti gli atti del processo, le varie tessere di questo mosaico, che piano piano si sono ricomposte veramente, secondo noi, in una maniera estremamente logica e per conto nostro esatta veramente al 90% in più. È chiaro che anche il giudice Priore l'ha detto, ogni tanto mancano delle tessere fondamentali da questo mosaico. Perché? Perché è successo il fatto il 27 giugno 1980. La campagna di recupero di tutti questi resti, di tutti questi reperti, inizia ben 7 anni dopo. E in quel periodo, tra l'altro ecco, l'aereo combinazione che lì è precipitato nella fossa del Tirreno, un punto che è tra i più profondi di tutto il Mediterraneo, oltre 3.000 metri di profondità. Guarda caso però, quando qualcuno, perché si sono alternate due società per i recuperi, la francese Ifremer e un'altra società inglese dopo qualche anno, hanno trovato delle tracce a 3.500 metri di profondità, che voglio dire, c'è una pressione di 350 atmosfere, no? Non è che tutti quanti, soprattutto all'epoca, avessero dei mezzi così sofisticati da operare a queste profondità. Quindi anche lì ci siamo fatti un'idea in base a quello che è successo. Ecco, ora poi vi invito, ora è semplicemente la prima diapositiva, no? Però vi invito poi ad analizzare con attenzione quella cartina, perché è la cartina dell'Italia ed è la cosiddetta cartina Jepsen, tra l'altro l'ha recuperata Ramon proprio tra le sue carte, no? Combinazione è del 1980, tra l'altro. Quindi riporta le aeroline vecchie, l'Ambra 13 famosa percorsa da questo 19, che poi ovviamente nel corso degli anni vengono aggiornate, anzi in certi casi addirittura nel corso di mesi, no? Eppure grazie a questa cartina siamo riusciti di nuovo a recuperare delle informazioni molto preziose. Noi abbiamo ricostruito poi le varie rotte di tutti gli aeroplani coinvolti in quella finestra temporale, chiamiamola, dal decollo che è avvenuto intorno alle 20.10 fino alle 21 e anche un po' oltre, perché poi come vedremo anche dopo ci saranno dei movimenti abbastanza strani. Ah,
Allora, niente, iniziamo un attimo con la presentazione, tanto per avere un filologico. Ecco, questo è il discorso che ho fatto poco prima. La tragedia di Ustica, appunto, è tra le più dolorose sicuramente, proprio perché intanto ha coinvolto 81 persone innocenti. Dicevo prima, c'erano 13 bambini, c'erano poi geometri, operai, casalinghe, pensionati, cioè era veramente quello che dicevo prima, no? Un pezzo d'Italia che è diventato molto simbolico, forse purtroppo, delle tragedie del nostro paese, perché con tanti indizi, con tante appunto istanze significative, non si è, secondo me, non si è voluto ricostruire veramente tutto quello che è successo. Infatti ogni tanto sentite, no, che qualcuno dice ma c'erano delle, il volo, c'era questo, c'era quell'altro. Ora finalmente dopo 30 anni forse qualcosa si muove, però è chiaro che è ancora un po' presto probabilmente per riuscire ad avere una visione veramente sicura al 100%. Ecco, passando a questa diapositiva, no, c'è questo è un sito, airdisaster.com, è un sito americano che analizza tutti i vari incidenti, anche quelli non cruenti, diciamo, come questo, dove vengono riportati praticamente tutte le informazioni significative. Vedete la data dell'incidente, la compagnia aerea che era l'Italia, l'aereo che era questo DC-9, la matricola che è un po' la targa, no, del nostro aereo che è ITG, Ustica, in realtà vicino, cioè a metà strada, fra Ustica e Ponza, forse un pochino vicino più a Ponza. 81 vittime purtroppo, e qua ecco c'è una nota interessante, accident description, dice che l'aereo è precipitato nel Mar Tirreno vicino a Ustica alle 19 GMT, cioè questa qui è una sigla che ogni tanto vedrete che vuol dire Greenwich Meridian Time, vuol dire praticamente le 21 locali nostre, perché c'era il fuso orario più un'ora di differenza rispetto all'Inghilterra, che era, allora c'era anche il discorso dell'ora legale, no? Quindi alle ore 21 in realtà, mentre era in volo da Bologna a Palermo. Molte teorie poi si sono accavallate appunto su questo incidente, incluse il possibile coinvolgimento di caccia libici e italiani che stavano operando in area, oppure un'altra teoria ipotizza il coinvolgimento di forze degli Stati Uniti mentre stavano facendo la caccia, stavano inseguendo questo caccia libico e accidentalmente hanno abbattuto il DC-9. Ecco, questo è un sito americano, quindi voglio dire, molto accreditato, eccetera, no? E c'è questa nota, ovviamente non sicura al 100%, che però fa già intuire un po' come la vicenda e come lo scenario. Questa invece è una diapositiva che sintetizza un po' il nostro lavoro e che ora l'accenno brevemente perché lo scopo è di concentrarci su Ustica, no? Però appunto nel 2007 abbiamo voluto pubblicare questo libro che è La guerra di Ponza, dove abbiamo praticamente poi romanzato un po' la realtà, però abbiamo anche voluto inserire tutte le note sia tecniche sia soprattutto processuali alla fine del libro, di modo che un lettore attento vede che ci sono delle descrizioni che sembrano un po' così alla Tom Clancy, eccetera, per dare anche un po' di pathos, per cercare di far seguire una vicenda così complessa al lettore medio, no? Che non può andarsi a leggere un saggio tecnico delle perizie o altro. Però, ripeto, è solamente una questione di stile, una questione di forma anche, nel senso che tutto quello che è stato riportato è accreditato dal processo, e questo lo voglio sottolineare perché non è che siano solo fantasie nostre. Noi abbiamo semplicemente, come dicevamo con Ramon, fatto il percorso della massima logica possibile, raccordando alcuni buchi, ecco così, che ci sono stati nelle tracce radar, perché poi anche lì vedrete, no, che manca tracciato radar in un certo periodo temporale, mancano i registri dei rifornimenti in una determinata base, mancano delle tracce audio o addirittura vengono manipolate, cioè tante coincidenze che in effetti fanno un po' pensare. Sì, dicevo, nel libro sostanzialmente, che si è definito romanzo storico perché facciamo naturalmente delle assunzioni dove i dati non ci sono, però sono riportati tutti i dati conosciuti, tutte le ipotesi investigative effettuate dagli, diciamo, dagli investigatori di priore, ma anche delle
diciamo delle sì, dei periti precedenti, e dove sostanzialmente a questo punto diciamo noi ci siamo accorti che viene fuori un certo mosaico che racconta una certa storia. Dove le tessere mancano abbiamo inserito le nostre supposizioni, che però si sposano perfettamente con le tessere adiacenti, con le tessere effettivamente conosciute. Per cui è difficile dire, cioè se voi mi avete, per esempio, uno degli esempi di questo lavoro logico, se voi mi vedete qua e un'ora fa mi avete visto per esempio a San Piero d'Ariene, è probabile che io abbia fatto la strada per venire qua, poi posso essere anche andato a Milano e essere tornato qui, ma è più probabile che abbia fatto l'Aurelia, insomma, ecco, questo è il nostro metodo di assunzioni logiche. Con questo sistema si racconta una storia che si chiude, secondo noi, in maniera molto precisa. Andando appunto ad analizzare un po' nel dettaglio la vicenda, no? Intanto scopriamo che, contrariamente a quello che avevano detto alcune autorità, che c'era il cielo vuoto attorno all'aereo, non è affatto così. Intanto una cosa importante è capire il fatto che non si può riuscire a comprendere questo evento, questa tragedia, questo incidente, se ci concentriamo solamente alle ore 21 nel punto cosiddetto Condor, in codice che è tra Ustica e Ponza, no? Bisogna andare a monte e anche a valle, cioè partire un po' prima delle 21 e seguire un po' il percorso dell'aereo, ma non solo di questo aereo, non solo la rotta del 19 dell'Italia, ma tutto quello spazio aereo che ha attraversato e che confinava un po' con la sua rotta. Andando appunto ad approfondire un po' la vicenda, che cosa vediamo? Che in quella finestra temporale vi erano parecchi aerei militari, come era abbastanza all'uso all'epoca, che tra l'altro, ecco una nota importante, non dovevano dichiarare di preciso sto volando a, che ne so, 300 nodi alla quota X, eccetera, eccetera. Cioè volavano in genere lungo, chiamiamole corsie preferenziali, delle rotte particolari che erano praticamente poi bandite per gli aerei civili e in quello spazio praticamente facevano quello che volevano, tant'è vero che solamente nel 1980 ci sono almeno 50 o anche più istanze di piloti all'Italia, Lufthansa, dell'ATI, dell'Italia stessa, dell'Air France eccetera, che hanno avuto incursioni nella loro aerologia da parte di caccia militari americani, italiani, ma soprattutto americani, perché appunto avevano purtroppo questa pessima abitudine. Allora, andando a ripercorrere quello che c'era intorno al 19, vediamo intanto che questo aereo, che è un po' la chiave del mistero, è un caccia, chiamiamolo caccia bombardiere, ma per un F-111 americano, no? Che poteva tra l'altro essere anche armato con missili e anche bombe nucleari. Questi F-111 erano basati sulla base di Lakenitz in vicino a grazie. Perfetto. Eccolo qua. Erano decollati dalla base di Lakenitz che è appunto in Inghilterra e stavano praticamente percorrendo tutta la dorsale del Tirreno. Erano passati anche qua da noi, dalla Liguria, e l'obiettivo era arrivare in Egitto. Ricordiamoci il 1980, era un anno chiave in cui l'Egitto aveva praticamente abbandonato l'alleanza con il blocco sovietico e da alcuni anni era diventato praticamente filo occidentale. Gli americani cercavano di usarlo chiaramente questo paese come scudo anche contro la Libia, contro altri stati che stavano appunto mostrando un po' troppo i muscoli, che erano molto vicini appunto all'Unione Sovietica. Un atto concreto, spesso e volentieri, di queste alleanze è fare delle esercitazioni militari un po' giusto per mostrare i muscoli, no? Quindi questi aerei si stavano trasferendo dall'Inghilterra all'Egitto per fare questa prima esercitazione che si chiamerà poi Bright Star, no? Stella lucente praticamente, e che fa, appunto ebbe la prima edizione proprio nel 1980. Questo invece, che sembra un aereo di linea con questo ombrellone qua sopra, questa frittella, no? In realtà è un aereo militare molto importante che tuttora è uno degli asset chiave dell'aeronautica americana. Pensate che era entrato in servizio negli Stati Uniti nel 77, nel 1980
aveva avuto solamente un dispiegamento e questo era appena il secondo. Quindi anche lì, questo 27 giugno 1980 era un po' strano tutto sommato, no? C'era appunto un aereo da bombardamento nucleare, cioè uno, parecchi, almeno 5 o 6, tant'è che due di questi vengono dirottati, ma direttamente dalle autorità del controllo del traffico aereo, perché appunto ci sarà, poi come vedremo dopo, un'anomalia, no? E questo di nuovo un'altra anomalia, diciamo, nel nostro cielo, perché era, chiamarlo ricognitore è riduttivo, però rende un po' l'idea, è un aereo radar tutto sommato, cioè questa specie di ombrello, c'è un radar tridimensionale di quelli militari che vengono messi o sulle navi oppure nelle basi a terra e può individuare quota, velocità, direzione, rotta, eccetera eccetera, di almeno 400 bersagli addirittura, già all'epoca. E questi 400 bersagli ovviamente vengono poi identificati e smistati ai vari intercettori che sono o ancora a terra delle basi oppure già in volo. Infatti, giusto. Il discorso importante, stava pattugliando il nostro cielo per proteggere appunto gli aerei che stavano andando verso l'Egitto, questi F-111. Quindi, se ci fosse stato un intruso, nel senso che spesso e volentieri c'erano anche incursioni dei militari, addirittura neanche della NATO, no? Come vedremo adesso, immediatamente questo aereo radar riusciva a identificarlo e a dare l'allarme. Vediamo cosa succede subito dopo. Ecco, parlavamo di intrusi. Il ponte aereo americano era abbastanza sui generis, come ho detto un attimo fa, proprio per il fatto che era la prima volta che forze così ingenti, un dispiegamento così ingente di aerei, sia cargo, sia militari da combattimento, eccetera, e poi ovviamente carri armati e tutto il resto, perché poi c'erano ovviamente gli US Navy, l'USAF, l'esercito americano che stavano dispiegandosi in Egitto, no? Cioè l'anomalia era dovuta al fatto che c'era questo enorme dispiegamento di forze. E dal punto di vista invece di altri intrusi, non è che si sapesse molto di questo ponte americano. Perché? Perché ovviamente i paesi membri della NATO e ovviamente noi sapevano che c'era questa esercitazione in corso, che bisognava proteggere questi corridoi aerei, eccetera eccetera, no? Però teniamo sempre presente l'Italia come era nel 1980, che in parte poi non è poi cambiato tantissimo da questo punto di vista, il ruolo della Libia. C'è una frase molto efficace di Andreotti, no? Che sintetizza molto bene la vicenda. Proprio del 1979-1980, che l'Italia ha praticamente il marito americano ma l'amante libico. E in effetti è così, era così, perché all'epoca in effetti c'erano tantissimi interessi economici, politici, eccetera, con la Libia, come del resto stiamo vedendo, si sta ripetendo, no? I soliti cicli, ricicli, le solite vicende che si ripercorrono e rivediamo, no? Infatti, teniamo presente che proprio in quegli anni la Fiat stava attraversando un momento molto molto difficile, no? Addirittura il 15% del pacchetto azionario era in mano alla Fiat. Poi c'era la... Il pacchetto, il 15% di questo pacchetto azionario della Fiat era nelle mani del colonnello Gheddafi. E ovviamente a ruota tutti quanti, la Fincantieri, Finmeccanica, il gruppo Efim, la Gusta che aveva venduto centinaia di elicotteri a Gheddafi. Sì. Addirittura si era arrivati praticamente a fare la manutenzione dei C-130 Hercules del trasporto militare direttamente a Venezia, anche se in realtà non si sarebbe potuto fare, perché un paese nemico della NATO come la Libia era in quel periodo lì, di fatto doveva essere boicottato. Poi sappiamo appunto che dobbiamo sempre cercare di vivacchiare, no? Tra un alleato maggiore che ovviamente in quel periodo lì aveva un ruolo ancora più dominante da adesso, e invece le nostre beghe di paese mediterraneo quale siamo.
Quindi cosa stava succedendo? Sempre intorno alle 20.10, 20.15. Da una base in Jugoslavia era decollato, chiamiamolo per adesso ancora Bogri, che in gergo vuol dire aereo non identificato e molto probabilmente aereo nemico, no? Da quella, perché ovviamente la Jugoslavia era nel patto di Varsavia all'epoca. Cosa succedeva? Perché era decollato questo aereo? Perché sempre in questa ottica di alleanze più o meno occulte, eccetera, con la Libia, le nostre autorità militari e ovviamente anche il governo chiudevano un occhio quando questi MiG e i vari caccia sovietici che aveva Gheddafi dovevano fare manutenzione e arrivare in Jugoslavia. Cioè la Libia, soprattutto all'epoca, non aveva una, cioè aveva degli armamenti molto sofisticati e tra l'altro ne aveva centinaia di questi aerei, no? Era diventato, infatti ironizzando un po', qualche storico dell'epoca diceva che era diventato quasi un deposito di munizioni dell'Unione Sovietica nel Sahara, no? Nell'Africa, no? Quindi spesso succedeva che questi aerei molto sofisticati avevano bisogno di manutenzione molto frequenti, i loro tecnici non erano in grado di farle. E allora cosa avevano inventato? Avevano praticamente congegnato questa altra alleanza parallela Libia con Jugoslavia, col maresciallo Tito, che tutto sommato anche lui era un po' disallineato come Gheddafi nei confronti dell'Unione Sovietica, e spesso e volentieri questi aerei transitavano avanti e indietro sul nostro cielo per andare in Jugoslavia a fare la manutenzione e poi tornati, cioè fatta la manutenzione, tornavano in Libia. Tutto questo ovviamente all'insaputa delle forze NATO, perlomeno forse gli americani tolleravano abbastanza questa faccenda in un momento normale. Questa sera no, questa sera abbiamo visto che c'era veramente una situazione molto critica, no? Tutti questi aerei che dovevano trasferirsi verso l'Egitto avevano fatto alzare la soglia d'allarme, come si suol dire. E cos'era successo? Che praticamente questo aereo si era inserito in coda al nostro 19. Perché si vede proprio da questi dialoghi, no, che ci sono delle anomalie. Quasi di nuovo, come abbiamo visto prima, ore 18 e 26 GMT sono le 20 e 26, no? Quindi l'aereo dell'Italia, il nostro 19, è decollato da 10 minuti praticamente e si trova in una zona vicino a Firenze. Questo è il controllo aereo di Ciampino e dice IH870, questa è la sigla, no? Come che ne so, AZ200 eccetera, il volo, no? Numero di volo H870, quindi volo Italia da Bologna a Palermo, si identifichi, arriva. Questo è il controllo di nuovo e sotto radar vediamo che sta andando verso Grosseto, che è Pruano. E qui nasce già quello che definiamo un po' come un dialogo kafkiano fra questo comandante, il comandante Gatti, no, del 19, e il controllo radar. Perché il comandante dice il nostro aereo è perfettamente allineato sulla radiale di Firenze, cioè sul percorso, la traiettoria di Firenze. Abbiamo 153, poi chi va in mare lo sa, no? È praticamente... Ecco, è questa qua, è questa rotta, no? 153 indica proprio la rotta. Ci dobbiamo ricredere sulla funzionalità del volo di Firenze. È un po' stizzito il nostro comandante perché dice ma cioè io sono su un aereo che ha l'autopilota che funziona perfettamente perché l'abbiamo tarato eccetera, tu mi vieni a dire che non sono allineato, allora è il tuo radar che non funziona. Poi sappiamo che i piloti ovviamente sono sempre un po' sotto tensione e quando sentono che qualcosa non va cominciano appunto a mostrare qualche segno così di nervosismo, no? Sostanzialmente il controllo Ciampino vedeva parecchio. Era qua. Andare verso Grosseto, mentre invece si vedono quelli dei contagi, l'aeroplano dell'Italia stava andando lungo la dorsale appenninica, cioè quindi lungo la rotta regolare. Regolare, la rotta regolare era questa qua. La rotta regolare. In realtà Grosseto vede, Ciampino vede che c'è questa deviazione. Vede, no? La deviazione. Cosa vede Ciampino? A sto punto nasce di nuovo, no? Proseguiamo un po' nell'equivoco perché dice di nuovo il controllore. Non è che vada molto bene, allora ha ragione il collega, sì, pienamente, cioè questo cerca un po' di salvare la situazione, no? Ci dica cosa dobbiamo fare. Adesso vedo che sta rientrando e quindi praticamente diciamo che è allineato, mantenga questa prova. Ecco, questa poi diventa una frase, cioè, se non fosse un contesto tragico sarebbe quasi comica perché dice il comandante Gatti, noi non ci siamo mossi,
come dire, cioè, mi prende in giro veramente, perché io continuo a la mia rotta, tu continui a vedere degli echi, ecco, il discorso chiave è questo qua, no? Sostanzialmente il Ciampino ha visto una curva che poi si riunisce alla vera rotta del 19 e dice adesso vedo che state rientrando, quindi lui ha visto fare questa deviazione, mentre invece con una grande gara dice guardate che noi non ci siamo mossi dalla rotta, stiamo andando verso, non abbiamo fatto nessuna spirale, nessuna curva, ha visto sicuramente un altro velivolo, un altro eco, perché cosa importante, ad un certo punto si ricongiunge e sparisce praticamente nella rotta, un aereo, sì, poteva essere quel, diciamo, il nostro bandito, sì, che ad un certo punto si è riunito con il nostro aeroplano e ha proseguito la strada in, diciamo, in copertura. No? Questa era la cosa possibile perché i radar di allora non erano in grado di rilevare un secondo aeroplano se questo aeroplano si trovava sotto un chilometro di distanza dall'aeroplano principale. A noi sembra tanto, un chilometro, in realtà per un radar è un punto. I due punti anche ad un chilometro di distanza si sovrappongono e vengono letti con un segnale solo, eventualmente un segnale un po' più potente. Perché ovviamente un po' sapete come funziona il radar manda un segnale via rimbalza, no, come rimbalzare contro un muro, se il muro è più grosso il segnale è più un po' un riflettore, no, di fatto. Quindi questo riflettore era un po' più grosso del solito, tant'è vero che nelle perizie appunto radaristiche viene confermato, no, che il guadagno di questo segnale è molto alto, quindi evidentemente qualcosa in coda c'era, anche se, come dicevamo appunto, in ombra, no? Adesso questa sequenza degli allarmi. Infatti, sì. Dunque, attorno a Firenze c'erano degli altri protagonisti. In particolare c'erano due velivoli dell'aeronautica militare portati dai allora capitani o colonnelli Nuttarelli e Naldini, che poi sono i due piloti delle frecce tricolori che si ammazzeranno a Ramstein in quel famoso incidente in cui muoiono, diciamo, i tre piloti. Stavano rientrando da una esercitazione da Villafranca. Da Verona. Ecco, stavano tornando da un'esercitazione di Verona Villafranca ed erano diretti ovviamente alla loro base di Grosseto. Combinazione, si vengono a trovare attorno a Bologna praticamente in coda, abbiamo valutato a circa 5-10 km, insomma, in ogni caso. Tenete conto che una serata di giugno, un aeroplano molto alto è molto ben visibile, soprattutto se si sta dal lato del sole. Il sole, diciamo, era ormai all'orizzonte, però a terra c'erano già le prime ombre della sera, ma in realtà un aeroplano a 7000 metri si vede benissimo, illuminato come una lampadina. Quindi gli aeroplani erano grosso modo in questa posizione, anzi questi sono gli aeroplani di Naldini e Nuttarelli, e si vede che attorno a Firenze, questa è la rotta del 19, attorno a Firenze si trovano particolarmente vicini, per cui se il nostro 19 avesse avuto, diciamo, dei problemi o fosse stato inseguito da un altro velivolo, i comandanti Naldini e Nuttarelli sarebbero stati in grado perfettamente di accorgersene e di vedere. Dal tabulati della base di Grosseto viene fuori che alle 20:27 viene fuori con certi codici, questa che praticamente è la registrazione dello stato degli aeroplani militari, sostanzialmente un codice 4002 che si trasformerà in un codice 5004. Sono dei codici parlanti, ma praticamente ovviamente per le sono codici che il pilota imposta con uno strumento che sostanzialmente dichiarano al controllo di Grosseto cosa sta succedendo a bordo dell'aeroplano. Per esempio, in un caso di un dirottamento aereo, il pilota dell'aeroplano civile può impostare un codice, che in questo caso è 7500, il nuovo, come dirà in jacket a bordo, cioè pirati a bordo, e senza dover fare una comunicazione a radar, il controllo a terra capisce che cosa sta succedendo a bordo. Se i pirati non sanno
che manovra sta facendo il comandante, lui può comunicare in maniera silenziosa con la propria base. Bene, questi aeroplani, senza comunicare nulla alla radio, almeno nulla che fosse stato sentito, hanno comunicato che c'è, con questi codici, sostanzialmente per diciamo per ben tre volte. Ci sono 2-3 minuti. Aspetta, no, il codice giusto era. Adesso non lo vedo. Allora, sono le cifre 777 eccetera eccetera, 777-42, e a un certo punto si vede un'alterazione di questo codice, che è questa, penso, perché c'è un 71-42. Insomma, che cosa è successo? Che alle 18-23 anche qua 7373, eccoli. Infatti. Ecco, da questi ci sono le tre posizioni che sono praticamente. Qua vedete che c'è 0077 eccetera eccetera. Poi qua invece c'è un 73. Esatto, questo, allora. Questo 73 è la chiave di volta, di un altro mistero. Questo 73, che vuol dire codice 7300, nell'80 voleva dire allarme generale. Noi non l'abbiamo, noi adesso l'allarme generale è 7700, quindi non si riusciva a capire cosa fosse questo codice lanciato dai nostri aeroplani italiani. Poi siamo andati a vedere nei sistemi negli apparati dell'epoca e abbiamo visto che il 7300 corrispondeva effettivamente al massimo numero impostabile con gli strumenti, che erano degli strumenti a manopola, perché poi non erano digitali come gli strumenti moderni, come le vecchie radio. Sostanzialmente, portando i due selettori sulla destra, il pilota rapidamente diceva: guardate che c'è un allarme generale. Arrivava a fondo corsa e quindi una manovra, diciamo, intuitiva, molto rapida, no? Tac tac, immediatamente quello lì sapeva che era il codice. Significa che alle 8.42 e diciamo avendo iniziato alle 8.23, per ben tre volte gli aeroplani italiani dicono al controllo Golfetto: guardate che c'è un allarme generale, tra l'altro non è un allarme di velivolo, ma un allarme riguardante la situazione. Voleva dire che circa in questa zona e poi in punti successivi, sostanzialmente mentre i velivoli volavano paralleli al nostro aeroplano, hanno detto: guardate che ci sono dei problemi, e problemi gravi tanto da dichiarare un allarme generale. Un'altra cosa interessante è quello che dicevo prima: i codici 4200 e 5400 dicono che i nostri velivoli erano guidati da un aereo radar. Ora, questo nel 1980 per l'Italia è un fatto estremamente nuovo, perché gli aerei radar erano appena arrivati nel dicembre precedente e ce n'erano due soltanto, erano americani ed erano in servizio in Europa soltanto da pochi mesi, perché erano arrivati a dicembre, qui si parla di giugno, quindi circa 6 mesi. Vuol dire che da questi codici è confermato che un apparecchio americano stava guidando sostanzialmente i nostri velivoli. E questo aggiunge altri dati certi, perché questi qui sono dati contrattuali, sono dati dell'inchiesta, del tabellato principale. E quindi appunto si vede che evidentemente un intruso c'è, perché appunto l'abbiamo visto prima dai dialoghi, no, fra torre di controllo e pilota del 19. Poi ovviamente da Nutarelli e Naldini, che si accorgono di qualcosa di grave e lanciano questo allarme. Da tenere presente che questi due piloti, insomma, se sono poi ammessi le frecce tricolori, vuol dire che erano veramente già delle elite. Quindi non si può dubitare del fatto che loro avessero sbagliato o non sbagliato, c'era davvero qualcosa, evidentemente. E questo qualcosa l'abbiamo voluto sintetizzare appunto in questa cartina, che è la solita jetset che dicevo prima, no? Che Ramone è riuscito a recuperare ed è proprio di quel periodo, dove sintetizziamo tutti i movimenti. Allora, incominciamo intanto col nostro 19. Partito da Bologna, arriva appunto nei dintorni di Firenze, dove alle 20.23-20.25 inizia a esserci appunto questa anomalia che abbiamo descritto prima. Prosegue verso sud, arrivano questi F-104 di Nutarelli e Naldini che vogliono capire cosa stia succedendo e viene praticamente lanciato questo allarme generale. Chi c'è intorno adesso? Bisogna un po' vedere lo spazio aereo che c'è attorno a Firenze, Roma, eccetera, e Grosseto ovviamente.
Qui a Solenzara, che è in Corsica, praticamente vicino, molto vicino anche appunto all'isola d'Elba, ci sono dei Mirage francesi che hanno volato per tutta la notte, e tra l'altro qua è coinvolto di nuovo un altro genovese, che è il generale Bozzo, che all'epoca era nello staff della Chiesa. Bozzo, che è stato anche capo dei vigili qua, eccetera, e l'abbiamo conosciuto e siamo sempre in contatto con lui, e ci ha dato delle preziose indicazioni. Infatti, il generale Bozzo, infatti, gli ha tolto proprio il sonno tutti questi Mirage, perché hanno continuato a decolare incessantemente, praticamente fino alle mezzanotte o giù di lì. Da notare che invece nelle atti ufficiali i francesi hanno dichiarato che l'attività della base di Solenzano era stata chiusa intorno alle 19 o alle 18 addirittura, no? Al pomeriggio. Senza quindi nessuna anomalia, senza interferenze, eccetera. E questo di nuovo è purtroppo un'altra occasione molto frequente, no? In questa vicenda, spesso e volentieri le dichiarazioni ufficiali da più parti sono, se non inattendibili, almeno manipolate. Ecco. Poi andando ancora un po' più verso sud, troviamo la Sardegna. Ecco, questo secondo noi è un punto molto importante. Qui siamo a Cagliari. E ancora adesso, nei dintorni di Cagliari, a circa 20 km, nella località di Decimo Magnum, non un po' particolare, che gli americani hanno troncato in deci, si trovano già da parecchi anni, tra l'altro in questo periodo sono anche in piena attività, dei reparti d'élite dell'aeronautica americana, i cosiddetti aggressor, per intenderci quelli che simulano gli aerei nemici, i vari MiG che avete visto anche nel film Top Gun, no? Usano degli aerei piccolini, molto maneggevoli, che non sono neanche regolarmente in servizio con l'aeronautica americana, ma vengono usati precisamente proprio per questo scopo di simulazione a combattimento. No? Vedendo appunto il DC-9 che incomincia piano piano a scendere verso sud, andando appunto prima verso Ponza e poi in teoria avrebbe dovuto atterrare poi a Palermo, no? Succede che prima decollano in allarme questi Mirage da Solenzara, che sono quelli che abbiamo detto prima, hanno tolto poi il sonno al generale Bozzo, no? Immediatamente dopo arrivano due tracce da ovest, intanto il DC-9 sta arrivando piano piano nel tragico punto Condor, no? Queste due tracce sono registrate sui radar, continuano a apparire e a sparire anche queste. Perché? Perché di nuovo i radar dell'epoca, quando un aereo scendeva già intorno a 500 metri o anche 1000 più o meno di quota, incominciavano a formarsi molti echi, e allora non riusciva più, soprattutto se era un aereo piccolino come un caccia, no? A discriminare dagli echi del terreno o del mare, delle onde eccetera, e capire veramente se era un bersaglio o era semplicemente un rumore di fondo, come si dice in gergo, no? E questo di nuovo ha complicato parecchio la faccenda, perché arrivando appunto intorno a Ponza e poi poco più in giù, il DC-9 ha sempre in coda questo famoso eco che è appunto il MiG-23 di cui parlavamo prima, che a un certo punto, come dice uno dei controllori di volo, fa il salto da canguro. Perché questo salto da canguro? Cioè, il controllore di volo ha visto un'accelerazione molto molto rapida di questo aereo, che era l'aereo ombra, no? Che abbiamo visto prima. Perché? Perché in corrispondenza appunto delle prime tracce che arrivano qua da ovest, evidentemente il pilota libico si accorge che qualcuno lo sta puntando con radar. Dovete sapere che i caccia hanno un 99% di questi un radar, che ovviamente deve essere quello che dirige i missili, che inquadra l'avversario, che dà praticamente la visuale e poi i parametri di tiro al pilota per riuscire ad abbattere l'aereo nemico, no? Questo radar ovviamente emette delle radiazioni che gli opportuni dispositivi che hanno praticamente tutti i caccia, quindi anche questo famoso intruso libico, avvertono come rumori veri e propri, no? Dei rumori di fondo che i piloti vengono addirittura addestrati a riconoscere che tipo di radar, che frequenza praticamente corrisponde a un determinato rumore, no? Se un rumore
più sordo a una determinata frequenza, potrebbe essere, che ne so, quello dell'F15, se è più acuto è quello invece di un F5, eccetera, eccetera. Quindi, in base appunto a quello che abbiamo visto qui, vale a dire gli echi da ovest, e in contemporanea il famoso salto da canguro del nostro aereo ombra, succede poi la tragedia. Al qualche secondo prima praticamente delle 21, no? 10 secondi prima, le 20:59 e 40:45, i controllori di volo vedono che il segnale del nostro DC-9 improvvisamente decade fino a sparire completamente. Questo è un processo che non è proprio istantaneo, perché purtroppo poi disintegrandosi il DC-9 lascia una nuvola di frammenti. Sì, infatti, una cosa importante, giusto, che Maria... È stata una cosa non rapidissima, cioè è da distinguere un po' il fenomeno, no, con cui si è disintegrato, perché tra l'altro è molto importante, proprio per capire che cosa c'era intorno. Allora, questo aereo, dicevamo prima, i piloti non sono riusciti a dare nessun allarme. Quindi si è disintegrato di colpo il famoso registratore, la scatola nera cosiddetta, no? Che è anche un altro apparato importante, che è il registratore proprio vocale delle voci dei piloti in cabina. Non hanno dato nessun segnale di anomalia, anche lì. Si sente solamente un guà, che può essere un guarda o qualcosa del genere, comunque una parola troncata del comandante Gatti, e poi nient'altro. I parametri di volo nel momento in cui si interrompe la registrazione della scatola nera, anche lì sono tutti quanti regolari. L'aereo doveva ancora fare un quarto d'ora circa di volo e poi sarebbe atterrato a Palermo, no? E quindi era in crociera, era stabilizzato, non aveva nessun assetto strano, non stava effettuando nessuna manovra, e improvvisamente però appunto si disintegra. Quindi, che cosa è una forza così esterna, perché non interna, abbiamo detto, no? Così elevata, che può destabilizzare un aereo che è in crociera, che sta andando appunto da circa 45 minuti senza nessun problema, e che improvvisamente, ma nel giro veramente di 2 secondi, perde completamente il tronco anteriore con l'ala e il tronco posteriore, cioè di fatto viene proprio decapitato, come se ci fosse una gigantesca mannaia che lo affetta praticamente in corrispondenza della coda, no? Perché poi, andando a vedere anche a Bologna questo relitto, nonostante poi ci siano appunto tutti i pezzi che sono deformati eccetera, però si vede nettamente come sia stato tranciato di netto nella, più o meno in corrispondenza della coda. Adesso qua il disegno è piccolino, comunque immaginatevi la coda che viene praticamente tranciata e il resto dell'aereo con le ali che incomincia a fluttuare, e ci mette almeno 2 o anche 3 minuti prima di arrivare appunto sul lago. Chiaramente poi l'aereo perde tutti i sistemi, tutti gli impianti, perché non avendo più nessuna alimentazione non ci sono più i motori di fatto, non c'è più quindi corrente, non c'è più energia idraulica, i piloti non possono fare più nulla. Probabilmente i nostri poveri concittadini, i nostri poveri passeggeri hanno immediatamente perso conoscenza, perché con una decompressione così rapida e esplosiva non si riesce a sopravvivere più di pochi secondi, no? O perlomeno rimangono subito tramortiti e poi purtroppo ci sarà l'impatto con l'acqua e tutto il resto. E quindi in questo famoso punto Condor, tragico punto Condor, che è più o meno a metà strada, ripeto, fra Ponza e Ustica, il nostro DC-9 sparisce dagli schermi. E non è ancora finita però purtroppo la nostra vicenda, perché cosa succede? Immediatamente dopo, quando dicevamo prima, il nostro intruso, il nostro aereo ombra fa il salto da canguro, quindi fa un'accelerazione violenta, molto probabilmente per sfuggire ai due aggressor, no? Ai due caccia che lo stanno inseguendo, succede ancora un altro fatto, perché se noi guardiamo il punto Condor qui, e vediamo invece quest'altro punto che corrisponde al punto di caduta del MiG-23 che è stato ritrovato a Castelsilano ufficialmente il 18 di luglio, anche se in realtà tutte le perizie del medico legale, dei medici legali anzi, effettuate sulla salma del pilota libico, testimoniano che in realtà il 18 luglio la salma purtroppo era già quasi tutta decomposta. Quindi
se andiamo appunto a ripercorrere numero uno questo punto qua, ma numero due, almeno 4-5 testimonianze di testimoni che la sera del 27 giugno hanno visto un aereo militare inseguito da altri due aerei militari, sempre due caccia, un po' più grandi, con due piloti e con due code, no? Come questo F-14, uno degli incriminati, no? Evidentemente si capisce come praticamente questo MiG, o questo intruso che dir si voglia, abbia proseguito praticamente senza nessuna variazione di rotta la sua corsa in realtà verso la Libia avrebbe dovuto arrivare, ma in pratica poi troncata di netto da questa intercettazione di questi due caccia, no? Quindi andando a ripercorrere questa rotta con le testimonianze, col punto di impatto, vediamo che il nostro aereo ombra praticamente si va poi a schiantare qua, 99 su 100 abbattuto da questi caccia americani. Allora, che cosa è successo nel famoso punto Condor? Questo purtroppo la certezza al 100% non ce l'ha nessuno. Secondo noi c'è stato sicuramente un combattimento aereo, non c'è stato un lancio di missili, perché i piloti americani non hanno avuto il tempo di farlo, anche perché lanciare un missile non è un'operazione immediata, soprattutto in quel periodo, soprattutto in quell'epoca. È un procedimento abbastanza lungo, devi inquadrare, devi selezionare le armi, cambiare pannello, aspettare che il missile sia nei parametri giusti per inquadrare il bersaglio e poi lanciare. Siccome è stata un'intercettazione rapidissima, no? Molto probabilmente, e siccome ci sono anche delle differenze di prestazioni abbastanza significative fra i due probabili incursori, i due aggressor e l'aereo ombra, è successo semplicemente che questi due piloti americani non sono riusciti ad abbattere il bersaglio e hanno passato poi la consegna ad altri due caccia molto più potenti, che sono quelli che hanno visto i nostri testimoni sulla Calabria. Decollati molto probabilmente da Sigonella, che già all'epoca era da molti anni una base della Marina americana, su cui stazionavano anche questi famosi F-14 o i Phantom, anche imbarcati sulla portaerei Saratoga o su altri portaerei che poi si avvicineranno immediatamente nelle settimane successive. Ecco, qui c'è un dettaglio, una ricostruzione sì. Una ricostruzione dagli atti processuali, in cui ci sono sostanzialmente, si parte da alcuni plot certi, cioè da alcuni punti che risultano dal radar, che sono in questa posizione, poi si notano ad altre tracce attorno alla rotta del nostro 19. Questo è il 19 che rende tutto questa rotta. Attorno a questo punto appaiono tantissime tracce. C'è un incrocio, un incrocio di tutte queste tracce. Alcune di queste tracce si possono far risalire ai lontani dell'aeroplano, che nel momento in cui si spezza poi fanno quella caratterizzazione. Ma alcune che sono prima nel punto, diciamo, di incrocio non possono essere definite lontani, no? Per cui devono essere qualche cosa d'altro. Allora, con questo rapporto, gli investigatori di Priore suppongono che ci sia stata la presenza di due veicoli ad ovest del nostro 19, che l'hanno prima inseguito per un certo periodo di tempo, poi ad un certo punto si vedono che queste tracce piegano e accelerano in maniera molto rapida verso il 19, dopodiché altre tracce attraversano la rotta e in quel momento il 19 si rompe in pezzi. Allora, una tragica coincidenza. Che cosa è successo? In ogni caso, una cosa che è certa è che quando le tracce hanno attraversato la rotta, il 19 si è rotto. Ecco, questo è un dato certo. Sì. Che cosa sia successo? Se un aeroplano ha toccato vicino, se è passato molto vicino ad alta velocità e la scia l'ha disturbato e l'ha destabilizzato, quindi l'ha spostato e a un certo punto si è rotto perché procedimenti strutturali. Questo è una cosa che ancora gli investigatori non sono riusciti, diciamo, a chiarire. Purtroppo sui rotali dell'aeroplano, nella parte almeno in cui ci sarebbero potute essere eventuali tracce di collisione o di toccata, non c'è nulla, per il semplice motivo che non ci sono i rotari.
Questa è la cosa voglio dire, diciamo, no? Non ci sono i rottami della parte che avrebbe potuto essere la parte incriminata, che avrebbe vista questa situazione essere proprio la parte in cui come se qualcuno avesse tolto, che ne so, parafango a mascato, cioè, no, per dire. Quei due aerei che arrivano, sì, facevano parte dei miraggi stanziati, ecco, questo non lo possiamo sapere, diciamo, perché c'è qualche teoria, infatti, che dice anche questo. Potrebbero essere sicuramente la base di Solenzara, vedendo il tracciato sembrerebbe, sicuramente la base francese, che in questa, sì, sì, modo, in questa funzione, sì, era attiva, e quindi potrebbe aver lanciato, voglio dire, degli aeroplani senz'altro funzionare. Era però un po' distante in quel momento, erano più vicini, però ci sta, il problema che a noi, come dire, fa spostare più l'attenzione verso l'altro alleato maggiore, che sono gli Stati Uniti, è il fatto che gli aerei che in quella sera lì erano da proteggere erano bombardieri americani partiti dall'Inghilterra, e questo invece è un dato vero. Allora, se ci sono gli aerei da difendere, ci saranno stati anche i difensori. L'aeroradar era americano. L'aeroradar che controllava era americano, perché solo loro avevano questa tecnologia. Ecco, allora, se diciamo 10 attori, no? Uno è italiano, uno è francese, ma gli altri 8 sono statunitensi. Allora, ecco che, voglio dire, la bilancia, se dobbiamo così decidere a livello di probabilità, è più probabile che questi aeroplani che controllavano lo spazio aereo fossero gli aeroplani che difendevano gli aeroplani importanti, gli aeroplani in carter, cioè i bombardieri e la capacità nucleare. Questa è chi controllava di nuovo era gli americani. Questa è l'ipotesi che noi facciamo, che però non è un'ipotesi così fantastica, ma che arriva alla deduzione logica. La tesi che c'era di militanti su un aereo che tornavano, noi lo definiamo depistati. Purtroppo in questa vicenda, infatti, c'è stato spesso e volentieri chi ad arte o magari anche così senza consapevolezza ha riunito tutte le tessere del mosaico, o come gli veniva bene, oppure in un modo così un po' approssimativo. Gheddafi era stato avvertito, anche lì è da vedere, comunque ammettiamo che sia stato avvertito, ma non era neanche partito, secondo noi, molto brevemente. Cioè, teniamo conto che le procedure aeronautiche prevedono, soprattutto per i voli di Stato, delle procedure molto lunghe. Non è che Gheddafi dice, vabbè, oggi pomeriggio parto, vado a Varsavia. No, cioè prenoto già lo slot cosiddetto, no? Anche una settimana prima, in cui dico, guarda che il mio aereo, che ne so, matricola ABCD, eccetera, eccetera, il 27 giugno 1980 partirà per andare a Varsavia, o meglio, dal 27 giugno al 30 giugno partirà per andare a Varsavia. Quindi c'è anche questo, perché il piano di volo sicuramente c'è stato, ma non credo che quella sera lì fosse la sera famosa in cui avrebbe dovuto partire. Sicuramente comunque qualcuno ha detto che Gheddafi sta in campo per un bel po', perché qua... Come? Era già sul sì. C'era anche il discorso. Questa è una delle ipotesi. In ogni caso, anche se fosse così, Malta è ben distante da questo punto. Per cui, siccome qui è avvenuto, diciamo, dove è avvenuto l'incidente, in ogni caso la presenza di Gheddafi non è assolutamente, cioè, diciamo, non solo certa, ma nemmeno probabile. Perché se dobbiamo dargli una posizione, quantomeno era in Libia o era Malta. Quindi qua sicuramente non c'era, ecco, quello è poco così. La presenza di quell'aereo che poi è stato trovato in Puglia, Calabria. Sì, in Calabria. Non è stato giustificato. Questa è molto brava Maria, perché è stata giustificata in un modo da cialtroni. Perché addirittura, allora, la sintesi è quella, perché il 18 luglio è un venerdì, 18 luglio 1980 è un venerdì. Allora, i piloti libici sono musulmani, no? Tra l'altro molto osservanti, e tra l'altro non hanno neanche una operatività così esasperata da volerli andare, sono tra quelli in quell'epoca, tra l'altro, erano fra quelli che volavano meno in assoluto tra gli alleati sovietici, no? Quindi normalmente l'attività di volo del venerdì in Libia era zero. Per di più, il 18 luglio c'era persino un'esercitazione
della NATO, con navi italiane, con navi americane, con navi francesi, eccetera. E quindi, secondo noi, è veramente una cosa clamorosa che un aereo libico attraversi tranquillamente la flotta della NATO con i radar tridimensionali che avevano già all'epoca, con gli aerei antisommergibili, con i ricognitori e tutto quanto, e tranquillamente riesca a violare tutte le difese aeree e poi si schianta poi lì perché il pilota si è sentito male. Cioè, sostanzialmente è stato detto che l'aeroplano arrivava dalla linea, sì, ad alta quota, aveva il pilota svenuto a bordo. Quindi si vedeva benissimo se era ad alta quota anche quei radar, no? È l'ideale, è un obiettivo ideale. Stava andando in questa direzione e ad un certo punto è caduto per esaurimento del carburante, è finito sulla Sila. Questa è la versione ufficiale. Questa è successo a mezzogiorno del 18 luglio, cioè 20 giorni dopo. Ora, la cosa strana è che in combinazione quel giorno lì, in queste acque c'era un'esercitazione, quella che accennavo prima, un'esercitazione NATO, che non potevano aver visto, voglio dire, una parete che volava. Uno solo, c'è un concorso di chissà. Cioè, sicuramente vuol dire una, diciamo, un'incongruenza di tutto fatto, ma comunque quello, le cose che tutto sommato spazzano via quasi ogni dubbio sono proprio le punte le testimonianze. L'ultima della sera del 27 giugno, sulla spiaggia di Paola e sulle colline distanti, voglio dire, la Sila, dicono che apparente un treno, tre aeroplani, è stato visto transitare, questi aeroplani sicuramente si stavano inseguendo, e il giorno e alcuni giorni dopo, in quella, nelle posizioni descritte di allontanamento, addirittura c'è un ginecologo che ha la casa, sì, proprio sulle colline, ha detto che ne ha visti passare su Cosenza, sono passati sullo stadio e poi hanno proseguito verso le antenne di Montescuro, quindi ha dato anche una rotta veramente precisa. Ora, questa rotta dove porta? Proseguendo da Paola, andando su Cosenza, porta proprio a Timpa delle Magre, cioè sui monti della Sila. La cosa appunto che ci ha fatto poi sobbalzare è che tracciando una riga da Timpa delle Magre a Cosenza a Paola si arriva direttamente al punto fondo, al punto di caduta. Ecco, scusa. Significa che il MIG, o comunque questo intruso, per andare dal punto comodo ai monti della Sila non ha nemmeno cambiato la rotta. Volevo solo leggere proprio tre righe. Questo è tratto dagli atti, dal procedimento penale 527-84 del giudice Priore, no? Capitolo 44, capo 2, pagine 4291-4292. GC, funzionario del Ministero delle Finanze di Cosenza, che quella sera si trovava sulla spiaggia antistante sua casa di villeggiatura di Torremezzo di Falconara Albanese, sulla costa tirrenica della Calabria, nel tratto tra Paola e Amantea, a 39 gradi 10 primi circa, 39 gradi 20 primi circa di latitudine nord, è stato testimone oculare di un vero e proprio duello tra Top Gun. Questo è depositato negli atti, Ecco alcune sue testuali dichiarazioni. Li ho visti emergere dal mare, io ero sulla spiaggia e ho avuto l'impressione che mi venissero addosso. L'aereo inseguito era più piccolo degli altri due, leggermente più piccolo. Il primo era di colore mimetico, tendente al marrone. Gli altri due non ricordo, comunque di colore diverso. Gli aerei erano jet, i due di dietro avevano un cupolino leggermente trasparente. Il rombo dei tre aerei era fortissimo e quei velivoli procedevano a una velocità molto forte. Dopo che i tre aerei mi hanno superato, ho visto dei bagliori, una sorta di lampi in prossimità di tutti e tre gli aerei. Ho avuto una gran paura. Ribadisce che si trattava dell'80 e ribadisce che si trattava di giugno, perché in quella casa ci sono stati due mesi abbondanti. Poi ce ne sono altre, appunto, 4-5, no? Sempre nello stesso tenore, tra l'altro di nuovo, cioè un ginecologo non è che ci sia il visionario, l'ubriacone o altro, no? Però anche lì, stranamente, nessuno parla di queste testimonianze, che, ripeto, sono agli altri. Ma io dico, ma azioni, sia pure rappresaglie, sì? In tempo di pace. Di pace, certo. Ma è possibile che avevano? Purtroppo c'è da tenere presente lo scenario anche politico e strategico di quegli anni, no? Cioè noi eravamo proprio servi, diciamo, degli americani. Ma c'è una folla di aerei. Certo. La notte tutti i veteratori perché Sì, è vero. Domani,
Ecco, scusate, una puntualizzazione che è doverosa, perché sennò poi sembra che vogliamo fare chissà che. A proposito degli aerei italiani, invece, c'è stata una dichiarazione ufficiale dell'aeronautica che alle 20:45 locali gli aerei dell'aeronautica militare, soprattutto gli intercettori, erano tutti a terra, no? Questo poi abbiamo controllato, abbiamo verificato tramite anche addetti ai lavori, tramite tanti periti anche del Politecnico, ed è vero. E il discorso importante è questo qua, no? Che se avessero lasciato fare ai nostri piloti, particolarmente ai capitani Lutarelli e Naldini, che erano dei professionisti validissimi, tant'è vero che poi lo dimostreranno negli anni successivi, no? quando saranno poi nelle frecce, eccetera, no? E non ci sarebbe stata questa tragedia, perché lì c'è stata sicuramente una leggerezza da parte soprattutto di questi piloti, che evidentemente non hanno valutato il rischio che era implicito in questa cosa. Cioè, se andiamo a vedere in tante riviste specializzate non dell'epoca, no, dal 76-77 in poi, fino anche oltre agli anni 80, ci sono molte foto e molti casi anche ben documentati di Tupolev libici, addirittura dei bombardieri libici che arrivano verso l'Italia, vengono scortati dai nostri aerei, dai nostri F-104, e tranquillamente poi fatti allontanare. Nessuno dei nostri piloti ha mai sparato un colpo. Quindi è anche lì, no, che uno dice, ma chi c'era di particolarmente così... La vera è ancora occulta. Purtroppo sì. Con un concorso di parecchie... Certamente. Tant'è vero che, ecco, sottolineo, no, che ancora adesso il ministro Alfano ha lanciato queste rogatorie proprio a luglio di quest'anno, di nuovo a Francia, anche alla Germania, all'Inghilterra e soprattutto agli Stati Uniti, per capire che cosa è successo quella famosa sera. Volevo dire, quanti cacciati ci sono di grado? Perché lì siamo in una zona dove ci sono 4 CRC. Certo. E tutti e 4 devono dare con loro, cioè Marsala, Siracusa, Nicola e Rosseto. Infatti. Dobbiamo avere dei dati abbastanza certi, no? Marsala era impegnata in una simulazione che anche lì era stata congegnata ad hoc, evidentemente, perché forse aspettavano il famoso aereo ombra, no? Che cosa Sinadex si chiamava questa esercitazione? Consisteva praticamente nell'addestrare gli operatori radar con delle simulazioni vere e proprie, no? Come se fosse un videogame, diciamo, diremo adesso. Perché combinazione, anche lì, chissà come mai, l'esercitazione parte qualche minuto prima delle 21. Qualche minuto dopo le 21 parte questa famosa Sinadex, e quindi tracciati i radar poi di Marsala, giusto, faceva giustamente notare, sono insignificanti. Un'altra cosa interessante che riguarda invece Sigonella, il radar di Sigonella era in manutenzione. Sigonella è una cosa da partire di caccia. Certo, ma infatti secondo me sono partiti meglio. Aveva In quel periodo era in manutenzione a radar, combinazione.